Ciao a tutti ragazzi, bentornati in un nuovissimo video. Non capisco perché state traballando. Allora, sono appena rientrata a casa, sono andata a fare la spesa. E dato che è un genere di video che so che vi piace, video spesa. Leo è al nido, Samuele è a scuola, qui c'è la Mati. Siamo di 24 settimane spaccate. E niente. E diciamo che queste settimane stanno scorrendo abbastanza velocemente. È ancora caldo, per essere 8 ottobre, ma stanno arrivando i primi freddini. Però ecco, avevo il golfino fuori per portare sulla spesa. Comunque mi sono accaldata un pochettino, quindi comunque ancora con la mezza manica si sta bene. Infatti i bimbi a scuola sotto la tuta, da 2-3 giorni che gli sto iniziando a mettere pantalone lungo e felpa sopra, gli metto comunque la mezza manica. Sia Samuele sotto il grembiulino di scuola che Leo sotto la felpina, perché poi in classe fa caldo, quindi la felpina gliela vado a levare. Dopo questo minuto di aggiornamento, di chiacchiere varie e di intro, partiamo subito e vi faccio vedere la schedina. Siamo già a mercoledì. In questi giorni siamo stati molto impegnati tra gli allenamenti di Samuele, i compiti. Avevo comunque anche mia nipote, quindi a casa non ci siamo stati. Anche oggi Samuele avrà una partita di calcio. Ha messo pioggia, quindi andrò a pranzo da mia mamma, così lascio Leo lì, perché poi il vicino di casa di mia mamma, un bambino, va a calcio con Samuele, quindi do un passaggio anche a loro. Poi ho la riunione con le maestre, quella di inizio anno, dove spiegano quello che faranno, le elezioni dei rappresentanti, quindi lascio Leo, quindi anche oggi pomeriggio saremo da mia mamma. Però ecco, stasera cena torniamo a casa, però ecco. Quindi la mia spesa settimanale è di 70 euro, però diciamo che un grosso aiuto, diciamo, me la dà mia mamma, perché quando abbiamo degli impegni in cui magari preferisco lasciare Leo tranquillo a casa, come ad esempio oggi pomeriggio, mi fermo là, soprattutto anche quando c'è mia nipote, almeno insomma io e mia mamma ci aiutiamo a vicenda sotto questo punto di vista, che purtroppo mia sorella, lavorando in un ufficio, fa un full time, lavora dal lunedì al venerdì, dalla mattina e pomeriggio fino a tardi. Di nuovo intro. Comunque, avete capito, quindi ecco, non ho fatto una spesa epica, proprio perché domenica saremo a pranzo da mia mamma, perché domenica, sabato siamo a pranzo da mia suocera e ci staremo tutto il giorno. Poi domenica sera abbiamo a comprare un amichetto di Samuele, e insomma vari ed eventuali, avete capito. Quindi ecco, qualche pasto fuori casa ci sarà, quindi poi magari la settimana prossima andrò a fare una spesa un pochino più corposa. Infatti ho speso, insomma, ripeto, 70 euro. Quindi per finire la settimana e iniziare la prossima. Questa è l'insalata. Per stasera, dato che torneremo tardi, era in offerta 1,50 euro. Questi hamburgerini di spinaci, che non sono male. Sono bio, sono quelli vegani, sono un po' chimiconi. E ecco, io li chiamo chimiconi. Però ogni tanto fanno comodo. Uguale anche questo per i bimbi, in alternativa, che comunque c'è sempre gli spinaci, perché questi qui non me li mangiano nessuno dei due. Sia Leo ogni tanto gli propongo questo genere di cose, e anche Leonardo va matto per questi tenedoni con gli spinaci, ed è l'unico modo al momento per far mangiare gli spinaci ai bambini, quindi perché no? Altro alleato per far mangiare gli spinaci ai bambini, cui i miei bimbi ne vanno matti, soprattutto anche Samuele, che sa che è pasta verde, non sa che ci sono gli spinaci, sono questi gnocchetti tirolesi, che sono gnocchi di spinaci, sono della Fiorfiori Coop, e ci sono praticamente, c'è la farina e gli spinaci. Farina, spinaci, vabbè, le uova per poter impastare, acqua, sale e olio, basta, non c'è altro, quindi mi sembra un ottimo alleato. Una focaccella che, se non la mangerà stasera, o comunque la metterò domani per la scuola di Samuele, quando vado a fare la spesa ne prendo sempre una. 1 euro delle patatine per magari fare gli hot dog.
Penso che li facciamo domani, perché domani ha messo un tempo atroce. Quindi ora vedremo poi domani. Ci sta che Samuele prediliga la minestra, perché Samuele è un bambino particolare, preferisce la minestra. Però ho detto, sai che c'è, domani è giovedì, si avvicina il weekend. Sono sola con i bimbi perché domani il mio compagno ha agli allenamenti di calcio, quindi arriverà verso le 9, 9 e mezza, quindi arriva più tardi, diciamo. Però non so se forse domani si ferma a mangiare con la squadra perché tipo, è stato il migliore in campo, non lo so. Forse vanno a festeggiare, non lo so, non me lo ricordo. Me l'ha detto, ma non mi ricordo se era domani o un altro giorno. E quindi ho detto, sai che cioè, sono sola con i bimbi, dato che il mio compagno è un pochino più fissato con l'alimentazione, diciamo così. Domani magari che non c'è a cena, magari facciamo una cosa porcellosa. Vediamo se Samuele mi promuoverà questa cosa porcellosa. Infatti ho preso per appunto i wurstel, i budi sono i miei preferiti, o toccherà fare la minestra domani. Poi ho preso, c'è cioè questa nuova linea della Coop, gli spesotti, non so perché faccio traballare il telefono, c'è cioè sia con l'aglio che senza, io prendo quello senza aglio perché per appunto lo mangiano i bimbi e lo do anche a Leonardo anche se c'è il sale c'è negli ingredienti, sì, però me lo mangia e glielo do. E insomma c'è questa linea di spesotti che è quella conveniente, infatti questo pesto costa 1,05 euro. C'è poi anche un altro pesto, sempre del marchio Coop, che costa 1,45 euro. La differenza non la so, mi sembrano uguali perché li ho presi entrambi e quindi ho pensato di riprendere questo qui da 1,05 euro. Sempre per della linea degli spesotti del prosciutto cotto. Sono infatti 150 grammi, vengono solo 1,70 l'uno. Sempre da tenere in caso di emergenza per i bimbi dei teneroni. Poi ho preso un po' di pasta. Sicuramente prendo quella della Coop, però quando c'è la Barilla, ragazzi, in offerta ne faccio un po' di scorta. Non siamo grandi consumatori di pasta, quindi ecco, per me questa è una scorta, 3 pacchi di pasta e ragazzi, come la Barilla non c'è niente, almeno a me piace tanto la Barilla. Ho preso gli spaghetti che sicuramente domani farò al pomodoro, che proprio lo spaghetto al pomodoro ci piace tanto a me, a Samuele, e il mio compagno si dovrà adattare. I sedanini e i fusilli che solitamente faccio al pesto. Così poi mangia anche Leonardo per l'appunto. Poi ho preso dei peperoni in agrodolce, del tacchino, del formaggio grattugiato insomma, per la pasta. Ecco qua lo scontrino. Allora, ragazzi, non ho speso 70 euro, ho speso 65,97 euro. Poi ho preso una merenda del Topino per cambiare sia magari non so, la merenda pomeriggio a casa o a scuola. Mi hanno dato anche i buoni della spesa, quindi ragazzi andate alla Coop. Oltretutto se completate la scheda avete un ulteriore sconto di quelli della spesa, ecco un altro. Mi mancava 90 centesimi per aggiudicare un altro, per prendere un altro di questi buoni, perché è sui marchi Coop, e infatti per prenderne 3 sono 5 euro di spesa, di buoni spesa, quindi almeno 15 euro di spesa da scalare settimana prossima. E alla cassa c'erano questi insomma, da 90 centesimi, ho preso uno di questo. L'ho preso principalmente, spero lo mangi, per mio compagno, se no lo mangerò io. Io ho preso l'uva, le noci, le nocciole e gli anacardi. Fonte di energia, non lo so. Se non lo mangia, lo mangerò io, penso, se no anche magari Samuele, vediamo un pochettino. Poi della tagliata di pollo, questa Samuele ne va matto. Altri tenerini, questi qua con gli spinaci.
dei classici hamburger di pollo, no, di tacchino, scusate, perché poi ho preso la tagliata di pollo e c'era anche l'altra tagliatina di pollo. Kinder Joy per Samu, che sapete che sta facendo la collezione dei Funko Pop, quindi una volta alla settimana, non, no, non, se non sempre, comunque tendenzialmente cerco di prenderli, tanto insomma li mangia un picchino, ragazzi, non ha mai fatto male a nessuno. Ho preso questo tacchino più piccolino per magari fare i panini per la scuola, dei piselli, le lenticchie e le sottilette. Cos'altro? Ah no, c'è questa fascia che ho dovuto prendere al Decathlon al mio compagno, che il calciatore di Serie A si è fatto anche male. Lasciamo perdere, ragazzi, questi uomini che pensano di essere tutti dei piccoli Maradona. Poi dei pomodori, delle pizzettine per merende sia a casa che a scuola, una bella scorta di banane per il calciatore di Serie A, il calciatore piccolo di Serie A e il bebè che va matto per la banana ultimamente. Cioè, l'altro giorno ha mangiato quasi una banana intera. Ragazzi, ma un anno! Cioè, non è tanto una, quasi una banana intera? Non lo so, non mi rendo conto. Comunque, le acquette per quando non gli do la borraccina con l'acqua naturale, per dargli qualcosa di più sfizioso a Samuele per la scuola, gli propongo l'acqua frizzante. Altre buste di insalata, acquette per quando si esce, insomma, per Leo, del mais, delle olive magari da inserire nell'insalata, della passata di pomodoro, un'altra merendina di queste qua, della Rovagnati, boh, non lo so, gran biscotto, Gran Terre, non lo so, questi qui, i topini. Li chiamiamo noi perché c'è il topino, poi sarebbe questo perché c'è il formaggio col topino, però ormai insomma sono stati battezzati da Samuele e da mia nipote quando erano piccoli, li chiamavano i topini e ormai sono rimasti tutti i topini, anche se qui c'è il cellulone. Poi ormai Leonardo mangia quello che mangiamo noi, però ogni tanto gli omogenizzati fanno comodo, soprattutto per il pesce. Infatti ho preso un omogenizzato di salmone e verdure. Poi ho preso le nuggets, bastoncini di pesce, perché ragazzi è l'unico modo per far mangiare il pesce a Samuele, e un pacchetto di salsettine. Basta, questa è stata la mia spesa. Oggi è mercoledì, a pranzo non ci saremo, quindi faremo la cena. Domani pranzo e cena, venerdì cena. Forse perché ho l'ecografia alle 7, non lo so. Ecco, anche venerdì non saprei, non so se mangeremo a casa. Sabato siamo andati a mio socio, domenica la mamma perché è domenica. Quindi insomma lunedì poi si riparte, che sono da mia mamma, martedì uguale, a pranzo però. Quindi insomma avete capito. Quindi ecco, questa spesa diciamo che va più che bene. Quindi niente, ora metto a posto la spesa, sistemo un po' casa, devo fare un po' di faccenduccine e tra un'oretta ho tenuto anche un appuntamento in banca, quindi mi devo sbrigare. Quindi vi mando un grosso bacio e al prossimo video, ciao!